è buona l'acqua calda. Intanto sono già partiti Skills e Gruston, mentre andiamo a gustarci Music Master contro Mattia, mentre il prossimo match, se non è di riposo Gruston, ci andremo a gustare proprio lui. Nel frattempo non ha giocato Ace prima. Nel frattempo, vi stavo dicendo, gigante per quanto riguarda Music Master, mentre d'altra parte potrebbero arrivare tanti danni. Vedremo se si sta risparmiando la zap. E infatti Music Master si stava risparmiando la zap, ma è già... Sono già danni per l'attore di Music Master. Ottima difesa, mascalzoni anche per Mattia, che però si vede arrivare il minatore a torre. Skills. Che da non confondere con Pado Skills. Assolutamente. Vi ricordo, ragazzi, di condividere la live. Per chi volesse ritrovare i round precedenti, li trovate sul canale Twitch Nemos. E sicuramente anche quelli successivi. Questa vi ricordo che è la fase eliminatoria. Chi dovesse vincere, i 4 vincitori di questa lista di player entreranno di diritto nella classifica draft. Classifica è errato di chiamarla classifica, ma non mi vengono altre parole. Nel frattempo, nuova poison, nuova veleno da parte di Music Master, mentre il drago infernale di Mattia sta bruciando, si sta fumando il gigante. Neanche fosse American Pie. Tronco nuovamente a eliminare i mascalzoni di ripiego dietro il mini tank, mentre guardate i pipistrelli, grande lavoro da parte dei pipistrelli, protetti proprio dal mini tank dei mascalzoni. Mascalzoni, carta ottima, che ho visto che già andranno a bilanciare per chi resterà in game. Nel frattempo ci riprova con il solito push, nuovamente il barile d'ossa, che questa volta verrà fermato dal Mega Sgherro, mentre arriva a torre con un Minor Poison veramente violento, ma il timing perfetto, tempismo perfetto per quanto riguarda proprio la tronco giocata da Music Master. Fuma fuma. Nel frattempo Mascalzone, che si è lasciato indisturbato, una hit dovrebbe comunque darla a torre, e infatti arriva in questo momento a dare anche la seconda hit. Nuova tronco da parte di Mattia, a pulire quei mascalzoni che dalla distanza possono fare veramente male, soprattutto rimanendo incastrati dietro il gigante. Ci riprova Mattia per il 2-0 di questo game, se lo prende anche. Mattia sulle note di Music Master gli spegne i suoi desideri, andando a strappargli il primo game. Mattia contro Music Master, 1-1 per loro. Hola Beatrice, come sta? Come stai? E quanto tempo? Capanna dei Goblin per quanto riguarda Music Master. Risponde Mattia con una lapide. Vedremo se questa lapide andrà a chiamare. No. Domatore per Mattia, che viene fermato parzialmente dalla gang di Goblin. Intanto Skiz mi predicta le domande. Capanna dei Goblin che dovrebbe in scioltezza andare a eliminare proprio gli scheletri, infatti così è. No, Danny Rose, non è il nostro Skiz, è Skills. Minatore nuovamente a torre, e qui sono bei danni per la torre di Mattia, dato che la torre di destra va a targettare il mascalzone. Continua il chip damage dei Goblin Lancieri, che vanno a eliminare il mago di ghiaccio. E qui corsia di destra libera proprio per i Goblin Lancieri. Prova a fermarla con una lapide. Bella la tornado qui. Bellissima la tornado qui, che va totalmente a fermare l'hit crescendo del drago infernale. Lapide che viene distrutta in questo momento. Scheletrini splittati. Bella, Mark. Ci sarò. Se mi sveglio ci sarò. No, sto scherzando. Mascalzoni splittati nuovamente. Ciao Tegla. Mega Sgherro. Vedremo se questo minatore andrà a supportare proprio il mascalzone, che viene nuovamente targettato dalla torre. Minatore indisturbato a torre.
E qui attenzione per Mattia. Attenzione per Mattia. Tanti danni sulla torre. Il domatore comunque riesce a hittare per una sola volta. 1310 punti vita per la torre di Music Master. In questo momento in parziale svantaggio. Arriva una poison su quella lane per andare eventualmente a eliminare proprio i mascalzoni, ma onestamente io l'avrei giocata sull'altra torre per comunque portare avanti il danno, ma io non sono un pro player, quindi saprà Mattia quello che sta facendo. Eccola qui, arriva nuovamente la poison, arriva la tornado che fa indietreggiare totalmente il drago infernale e gli spezza l'hit sul domatore, ma la capanna dei goblin dice no proprio al domatore. Nuovamente minatore a torre, qui ragazzi è praticamente finita. 2-1 per quanto riguarda proprio Music Master. Bella Rai. Peccato, peccato per Mattia che va a perdere per strada il primissimo punto. E dunque Music Master si rifà della... Roma è la... Te lo dico subito. So che c'entra un cinema, so che c'entra una sala grande. Non so dirti, maggiori. Adesso ve lo dico per bene, ragazzi. Ovviamente fate il passaparola, invitate amici che giocano a Clash Royale. Verrà veramente gente da tutta Italia, sia a Roma che a Milano. Quindi è un'occasione per stare insieme, per giocare un torneo, per divertirci insieme. E avrete la possibilità, chiaramente, per chi dovesse arrivare in finale, di giocare come se fosse un vero pro, davanti a del pubblico, davanti a una scenografia importante, con del pubblico, con del tifo, eccetera, eccetera, eccetera. 13 giugno a Milano dalle 18.30 alle 21.30, sala grande della Caripo Factory. 16 giugno a Roma dalle 11 alle 14, sala interna della Casa del Cinema. Ecco. Nel frattempo il Music Master va a vincere il match. No, nel senso... Presentati. Poi in loco daremo direttive. Nel frattempo nuovamente lapide per Jay Monte e capanna dei goblin per quanto riguarda Music Master. Music Master vi ricordo che si è classificato secondo al campionato mondiale organizzato proprio dalla Supercell. Andato a perdere la finale contro Sergio Ramos, giocando dei deck per due volte, se non sbaglio. Gli ultimi due match che ha perso Music Master ha giocato il deck con il mortaio. Ancora tutti si stanno chiedendo perché. Nel frattempo chip damage a torre per quanto riguarda Jay Monte. Vedremo se Music Master con questo push di minatore e gang di goblin con un goblin lanciere associato si è intrufolato dalla capanna dei goblin. Non ha portato purtroppo i suoi frutti. Ci sarà la live Nahim del torneo, sarà streamata da me, sarà streamata da Nemos sia a Milano che a Roma. Quindi avrete la possibilità di salire sul palco e sentire un Lonnie che dice Nahim, raccontaci la favola. È quasi magia Joe. E cose di questo genere, ovviamente è tutto just for fun. Mascalzone che dovrebbe andare a eliminare la lapide. Non riesce a hitare, non riesce a lasciare l'ultima hit. Nel frattempo la fly machine, la macchina volante, riesce anche ad arrivare a torre dopo aver fatto un lavoro incredibile proprio di difesa. Nuovamente mastino per Jay Monte. Bella dmoc. Minotauro nuovamente a torre per quanto riguarda Jay Monte, che stavolta le hit le dà, anche se viene fermato da una hit delle guardie. Goblin che si stanno accumulando. Arriva la zap e qui purtroppo la mongolfiera di Jay Monte non riesce a hittare. Vedremo se arriverà il minatore di Music Master. Infatti arriva in questo momento predictato egregiamente proprio dalle guardie. E dunque una lapide posizionata per cercare di far fronte a tutto lo spawn dei goblin lancieri. Quasi full elisir, vedremo se ripartirà di mastina. Arriva in questo momento, come lo chiama qualcuno, il mastino. Lo peccia uno.
Arriva anche l'hit per quanto riguarda il mascalzone e il minatore. Continua a hittare. Guardate i goblin lancieri come si stanno accumulando. Match che sta andando per la vittoria proprio di Music Master. Arriva la zap. Torna indietro la mongolfiera sulla lapide. Sulla capanna dei goblin. Manca un secondo. Vedremo se arriverà il minatore. E soprattutto se Geomont riuscirà a predictare con le guardie. Nuovamente il minatore. Cerca di mettere pressione. Geomont cerca assolutamente di mettere pressione. Guardate i goblin. Eccoli qui. Arrivano le guardie. Non le ha più adesso le guardie per andare a difendere dal minatore. Ci prova con un mega sgherro. Se l'aspetta. Arriva anche la veleno. E qui arrivano tante hit da parte della veleno. Due hit del minatore bastano. E dunque il Music Master va a prendersi un altro punto. Situazione parziale. A posto. Avere un Peppe e un Joe in live. Non posso chiedere di meglio. Tronco eliminare totalmente la gang di Goblin. Split delle guardie per Gruston. Deve difendersi. Entrambi stanno giocando per il terzo punto. Terzo punto che si potrebbe rivelare fondamentale. Teoricamente, con 4 punti, teoricamente, si dovrebbe passare alla fase successiva, che vi ricordo sarà quella del draft, che potrete trovare o su questo canale o sul canale di Twitch di Nemos. Followatelo, seguitelo. Cioè, sicuramente lo vedrete da Nemos su Twitch e probabilmente alcune partite le vedrete anche qui. Arriva nuovamente il cacciatore che prova a pulire. Arriva anche il tronco a hittare nuovamente la torre. Music Master contro Gruston. Music Master contro Gruston. Vedremo. Se ci auguriamo, almeno io mi auguro che Gru riesca a rubare il terzo punto a Music Master. Perché, vi ripeto, questa è una fase cruciale. Il quarto game, il quarto match, il quarto turno, chiamatelo come volete, il discorso non cambia. Inizia a essere fondamentale per il passaggio del turno. E dunque Mega Sgarro nuovamente va a togliere di mezzo il drago infernale. E Gru, guardate, bravissimo. Bravo, 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 bravo Gru. Una nuova hit. E si va a prendere quasi la torre. 20 punti vita alla Zap, al Miner, alla Poison. Può tranquillamente andare a pushare sulla lane opposta. Nel frattempo cacciatore prova a eliminare il barile di scheletri. E dunque nuovamente il drago infernale alle spalle della torre di Music Master a destra, mentre il mega sgherro si appropinqua. Sentite con quale italiano forbito vi porto il commentary a distruggere chiaramente la torre. Infatti ci riesce. Nuova tronco di Gru che riesce a difendere totalmente. Cacciatore fondamentale, non va a prendersi neanche l'hit del mascalzone. E dunque Luca, Alex, bad manager. Poison nuovamente ci prova con il push sulla lane sinistra. Mancano 8 secondi. Arriva il minatore, ma non può fare nulla dato che vuole commenti in napoletano. Ma ovvero eventuale team. I nomi dei gruppi, ragazzi, saranno qualcosa di spettacolare anche questa edizione. Abbiamo visto un Franco de Sus nella primissima edizione, uno di quelli che mi ricordi. Nel frattempo Poison sulla capanna dei goblin e la torre. Ti è piaciuto Joe il napoletano? Solo questo so dire, però. Attenzione. Gruston ci prova. C'era il team movimento una ranca, è vero. E poi Akrap, cos'è che aveva tirato fuori? Che non mi ricordo il nome. Cogito ergo sus, se non vado errando. I Buscaiols, Joe, i Buscaiols erano tuoi. Comunque, ragazzi, torneo fantastico. Non è un just for fun, ma comunque
tutti quanti si divertono a giocarlo e a guardarlo. Nel frattempo nuovamente il minatore che riesce ad arrivare a torre, attenzione perché i mascalzoni vanno a girare dietro la torre e qui Gru riesce a fare tanti danni facendo girare il mascalzone alle spalle della torre. E dunque King ti risponderà a Skiz in questo momento. Mascalzone di Music Master che per la prima volta riesce ad arrivare a torre con il suo enorme bastone. E dunque pecca alle spalle della torre di sinistra, proprio di Music Master, che non sembra particolarmente ispirato questa sera. Ha fatto il suo vincente. I rimbalzini quelli belli. Bella raga, se volete, vendo gemme negative. No, sto scherzando. Minatore nuovamente sulla torre di Music Master. Gruston ci prova a portarsi a casa il match. Ci dovrebbe riuscire alla grande. Bellissima la poison qui a pulire. Nel frattempo arriva nuovamente il minatore a torre alla poison Gru. È praticamente un match già finito. E dunque 1-0. Mancano 23 secondi. Deve solo difendersi da questo push aggressivo da parte di Music Master. Arriva però il drago infernale. Nel frattempo, figurati, nessun fastidio, King. Figurati, tanto leggo tutte quando posso, chiaramente ti rispondo. Mascalzoni splittati, mancano 3 secondi. E attenzione perché Gruston riesce a prendersi il terzo punto contro Music Master, vice campione del mondo a livello ufficiale. GG per Peppe.